Continuano le proteste da Napoli a Salerno, il popolo delle partite IVA, i gestori dei locali, i ristoratori, le palestre, sono tutti in strada per dire basta a queste restrizioni che li stanno mandando in ginocchio. Sentiamo proprio le loro voci e la loro disperazione. Noi vogliamo riaprire, questo è il nostro grido di battaglia, vogliamo riaprire le attività. Punto. Il governatore deve vedere lui che cosa deve fare con i soldi europei, perché i soldi ci sono, già altre regioni li stanno mettendo e li deve mettere anche lui. L'ennesima protesta, ritengo sia l'ultima, poiché dal 6 aprile in tutta Italia abbiamo deciso di riaprire. Non è giusto chiederci ancora sacrifici, non ne possiamo fare più. Le spese, i fitti e quant'altro non è che vengono sospese. Le utenze lo stesso, e noi accumuliamo debiti su debiti, e di conseguenza quando riapriremo avremo un bagaglio enorme di debiti che non sapremo se riusciremo a pagarli. Anche le palestre oggi scendono in campo, quali sono le vostre difficoltà? Praticamente siamo un anno che siamo chiusi, sostanzialmente siamo stati aperti 3 mesi d'estate, ristori, uno forse a novembre, è una situazione abbastanza grave, parlo per il mio settore. Un aiuto per i tributi regionali, accise, IRAP, tutte queste tasse che possono diminuire o dimezzarle almeno e dare una mano a noi imprenditori che siamo rovinati.